Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading, potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso, inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com, disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Anthony. Come state? Spero tutto bene. Bentornati in questo secondo video. Innanzitutto, ragazzi, voglio dirvi che sto apprezzando che veramente tanti di voi hanno anche apprezzato il mio cambiamento, quindi io sono passato da fare YouTube a fare comunque quello che sto facendo adesso. Anche se già lo facevo da anni, però sto apprezzando che voi, che, insomma, che vi piaccia, ok? Quindi sono veramente contentissimo che alcuni di voi nel precedente video mi abbiano detto grazie, continua. E infatti, ragazzi, continuiamo a portare contenuti, non vi preoccupate. La cosa importante, ragazzi, cercate di supportarmi il più possibile con un mi piace e scrivete nei commenti magari se vi sta piacendo, se avete dubbi, perplessità. E vi ricordo anche che potete seguirmi su Instagram perché anche lì su Instagram pubblico tantissimo su questo mondo, anzi praticamente solo e esclusivamente quello. Quindi ragazzi lo trovate sempre in descrizione il mio Instagram, dove trovate ovviamente anche tutti i siti e tutti i link per contattare me e il mio team, ok? Allora, come ben sapete ormai abbiamo fatto la prima lezione, quindi ora vedremo insieme altre cose. Come potete vedere, questo è il grafico, questo è un altro cambio, ok? Quindi ragazzi, dopo scontato che abbiate assimilato bene le cose che abbiamo visto l'altra volta, ok? Poiché comunque so che è stato abbastanza basic come cosa. Vi ricordo che nella lezione precedente abbiamo visto cosa sono i supporti e resistenze, che vi ricordo essere questi qui, che si piazzano sui minimi e sui massimi in corrispondenza dei punti di pivot che abbiamo anche visto, e comunque poi vedremo anche gli indicatori, ok? Poi abbiamo visto cosa sono le valute, quindi l'euro, il dollaro, tutti i cambi valutari e come si fanno a calcolare. Ovviamente, ragazzi, andate a vedere il precedente video, che ve lo lascio sempre in descrizione se ve lo siete perso, ok? Così avete una cronologia. Benissimo, quindi oggi vedremo un'altra cosa importante, quindi vedremo un po' di teoria e un po' di pratica, perché sennò altrimenti ci confondiamo la testa. Allora, come prima cosa dobbiamo vedere una cosa importante, l'anatomia delle candele. Come io già dissi, le candele gialle, vabbè, perché ce le ho gialle, sono quelle rialziste, quindi le candele nere invece, come ben potete vedere, sono quelle ribassiste, ok? Quindi sono quelle che annunciano un ribasso. Ma com'è l'anatomia? Andiamo a vedere insieme. Ok, vedete, da qui c'è una foto che è sempre stata presa dal mio corso. Vi ricordo che tutti i miei percorsi sono sempre in descrizione, potete contattare il mio team. Allora, una candela verde, che in questo caso a noi sarebbe la candela gialla, apre sotto qui, chiude sopra qui, e qui è il massimo e il minimo. E tutto il corpicino verde ovviamente rappresenta il corpo vero e proprio, ok? Mentre la candela rossa, che per noi sarebbe quella nera, apre qui, ok? Quindi apre sempre sopra e chiude sempre sotto, perché va verso il basso, mentre quella verde va verso l'alto. Cosa sono quindi i minimi e i massimi di sessioni per entrambi, che non cambiano, ovviamente sono uguali? Rappresentano, ragazzi, l'escursione del prezzo, quindi rappresenta dove il prezzo è arrivato e poi è salito e poi è arrivato. Cioè, nel senso, significa che in questa candela verde il prezzo ha aperto qui, è arrivato fine qui, è risceso e poi ha chiuso qui. Quindi, se anche ha fatto questo minimo, significa che il prezzo magari ha aperto qui, un po' è andato al ribasso, poi è salito, è arrivato qui, ha chiuso, no, non ha chiuso qui, è sceso e ha chiuso qui. Quindi, creando dei massimi e dei minimi di sessione, che comunemente vengono chiamati ombre, spike e altro non sono che, cioè, ci fanno capire che il prezzo è arrivato qui e poi è risalito o è risceso, ok? Quindi, chiarita l'anatomia delle candele, che è importante, andiamo a vedere un esempio, ovviamente. Qui c'è, per esempio, una bella candela, no? Guardate, ora cerco di farvi vedere al meglio, di farvi capire anche io tutto quanto, ok? Allora, prendiamo per esempio questo candelone rosso, ok? Che per noi è ovviamente nero, ok? Vedete, questa è l'apertura per noi, questa qui, perché apre sopra, mentre questa ovviamente, ragazzi, sarà la chiusura, ok? Questa qui. Perché? Perché il prezzo chiude esattamente qui. Ora vi segno anche le aperture, così è tutto molto più semplice per voi. Questa apertura e questa chiusura. Questa ombretta qui che vedete, che cosa significa? Significa che il prezzo è arrivato fino a qui, ma è risalito un pochettino, ma comunque sempre un'enorme candela ribassista. Cioè, guardate, ragazzi, è una bomba di candela rispetto alle altre. Guardate quanto è lunga rispetto alle altre, lunghissima. E quindi, ovviamente, in questo caso qui
l'ombra superiore è quasi piccola perché è stata una forza, cioè è stata una forza a senso unico, ecco come si può dire, e quindi questa sembra essere l'ombra inferiore, ok? Questa che sta qua sotto. Ora vi segno anche questa. Eccola qua, ok? Quindi questa è l'ombra. Ovviamente, ragazzi, stesso discorso per una candela rialzista, ok? Questa qui, per esempio, che è bella, è una candela rialzista, ok? Quindi apre dove? Sempre qua. Questa è l'apertura perché è sotto. Questo è il minimo di sessione, quindi rappresenta, scusate, rappresenta essere l'ombra inferiore. Quindi che il prezzo è arrivato qui e poi è risalito, ok? E infine, ovviamente, come abbiamo già detto, questa è la chiusura, ok? Perché ovviamente le candele rialziste chiudono sempre sopra, questa è la chiusura, ok? Benissimo. Ok, qui in questo caso abbiamo, vedete che ve lo sposto un po' di più, giusto per farvi capire, abbiamo l'ombra superiore che è pochissima. Per esempio qui un'ombra è altissima, qui l'ombra inferiore e l'ombra superiore si equivalgono, quindi significa che è una candela di indecisione, ok? Quindi ricordatevi sempre questa cosa. Poi comunque ci sono tante diverse combinazioni di candele che andremo a vedere nelle prossime lezioni, per ora concentriamoci solo sui grafici e su questo. Quindi ovviamente questa sarà l'ombra, okay, superiore. Eccola qua. Ecco, questa qua risulta essere per noi l'ombra superiore, che altro non ci fa capire che c'è stata l'escursione di prezzo, quindi che il prezzo è arrivato qui, è risalito, il prezzo è arrivato qui e poi è risceso. Ok, per esempio qui il prezzo è aperto qua, è arrivato qui, è salito, è risceso e è chiuso qua. Ecco, questo vuol dire. Ovviamente, ragazzi, le candele si possono guardare a diversi orari, cioè quanto dura una candela, vi starete chiedendo perché. Poi c'è un'altra, ce n'è un'altra. Dipende dal time frame. Tipo, se noi andiamo a vedere, noi siamo sul time frame a un'ora, ok? Quindi la candela durerà un'ora. Vedete, questa è dalle 16, poi parte quella alle 17, parte quella alle 18, 19, 20, 21, 22, via dicendo. Poi possiamo andare sulle candele di 4 ore. È come se, un po' per dire, andassimo a ingrandire quello che abbiamo visto. Infatti, qui ci sono tutti i simboli che noi avevamo messo. E una candela dura 4 ore, quindi una singola candela sarà 4 ore. Quindi le candele da un'ora, vedete, per esempio questa qua che noi avevamo messo, non la trovo più, eccola, per esempio questa qui rappresenta una candela, ok? Perché molto spesso, vedete, per esempio la candela delle 15, che è questa qui, 1, 2, 3 e 4, se noi la andiamo a vedere a 4 ore diventa 1, ovviamente poi ci sono candele a 30 minuti e via dicendo, ok? Quindi 30, vedete, 15 a 30, 16, 16 a 30 e via dicendo, ok? In base all'orario. Questo, ragazzi, serve a farvi capire il time frame a cui si opera, ok? Bene, quindi detto questo possiamo cancellare tutto e possiamo andare avanti, ok? Perché visto queste cose teoriche, cosa sono i time frame e come si utilizzano le candele, perché ovviamente, ragazzi, più alto il time frame, e andremo a vedere insieme, più il grafico assume importanza, ok? Perché se io vi faccio vedere una resistenza o un supporto a 4 ore, che potrebbe essere questo, che potrebbe essere questo, ok? Ha più importanza se viene rotto una resistenza, un supporto a 4 ore piuttosto che a 15. Vedete? Questo è a 15 minuti, vedete com'è più piccolo? Viene racchiuso, ok? Però ovviamente se tu hai 15 minuti c'è un altro, vedete? C'è questo. C'è questo supportino qui, ce n'è un altro qui. Vedete, se torniamo a 4 ore diventa così, ok? Quindi ce ne sono altre. Quindi si va a fare analisi dei time frame più piccoli per avere più precisione, come dico sempre io. Ok, quindi capite che poi si vede anche un'ora in realtà, però è solo per essere un po' più zoomato. Quindi, capito ciò, ragazzi? Abbiamo visto supporti, esistenze, cosa sono le valute. Vi ricordo anche di vedere il video precedente cosa significa quando una valuta sale e una valuta scende, così capite. Vedremo le trend line, ok? Vedremo le trend line e le fasi laterali, che altro in realtà non sono che supporti ed esistenze statici, ok? Quindi che non si muovono, ok? Per esempio, vedete, questa è una trend line. Che vuol dire che è una trend line? È un trend line, cioè segue il trend, vedete? E si applica lo stesso principio. Immaginate che questo è un supporto minimo, 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 vabbè, qui altri minimi che toccano, ok? Quindi le trend line non sono altro che supporto e resistenze in diagonale. Ve lo dico proprio chiaro chiaro, così è molto facile anche per voi da capire. Ovviamente mettiamo la resistenza che corrisponde alla trend line di sopra, ok? Quindi guardate qui, eccola qua. Questa è la nostra trend line a resistenza, ok? Vedete, prende questo massimo, 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 qui dei massimi di sfiora, qui dei massimi presi e quindi via dicendo. Quindi cosa mi aspetto io? Io mi aspetto che appunto il prezzo faccia questi movimenti qui, cioè
come vedete, rimanga dentro il canale. Quindi la formazione di due trend line che racchiudono il prezzo, come vedete adesso, si chiama canale parallelo. Ok? Ecco, quindi io mi aspetto che il prezzo abbia dei rimbalzi. Ok? Ovviamente a questo che noi abbiamo appena visto, ragazzi, gli andiamo ad aggiungere anche l'analisi tecnica. Ok? Quindi gli andiamo ad aggiungere... Ovviamente a quello che noi abbiamo visto, ragazzi, gli andiamo ad aggiungere supporto e resistenza. Per esempio qui c'è un supportino, ok? Vedete? Questo qui. Qui ci sarà una resistenza sicuramente. E infatti vedete il prezzo? Boom! Guardate che bella combinazione. Qui il prezzo scende perché incontra la trend line che forma il canale parallelo, ok? Quindi scende perché rimbalza sulla trend line che sarebbe tipo la resistenza. Questo perché voi immaginate di girarlo così, ok? Girarlo. Questo diventa una resistenza e questo diventa un supporto, perché il supporto, vi ricordo, sta sotto il prezzo, la resistenza sta sopra il prezzo, quindi questo è come se fosse una resistenza e questo come se fosse un supporto. Ecco, vi ho fatto pure il disegno così capite. Ovviamente, ragazzi, questa rossa è un'altra resistenza, quindi qui si può pensare di vendere sia perché c'è resistenza questa, sia perché c'è quest'altra, quindi chiamiamola trend line, sia perché questa c'è resistenza. Quindi questo qui, ragazzi, come detto, si può chiudere. Ovviamente si prende sempre da qui, si fa trend line, c'è il tasto, oppure basta andare su canale parallelo, che è la stessa cosa, soltanto che un conto è che ve lo mette lui, quindi vedete, cliccate, prendete tutti i minimi possibili, quindi ripercorriamo quello che abbiamo fatto, cliccate e vi esce questo. Ecco, vedete? Si forma appunto un canale dove il prezzo rimbalza, dove si può fare compra e vendi di fila. Quindi o che lo fate col canale parallelo, o che lo fate così, non cambia la vita. Quindi, quello che vi voglio dire è che tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, quindi le trend line, il canale parallelo, i supporti e le resistenze, ormai possiamo dirlo perché siamo andati un po' più avanti, e quindi qui io vi voglio molto attenti, si chiama analisi tecnica. Ok, quindi... è importante capire che tutto ciò che abbiamo visto finora e che vedremo si fonda su un'analisi tecnica. Che cos'è l'analisi tecnica, ragazzi? L'analisi tecnica è un'analisi grafica, quindi che vedete che noi stiamo, che abbiamo fatto nel precedente video fino a mo', altro non serve che tentare di capire guardando il passato, ok? Quindi noi si guarda il passato, si piazza supporti, resistenze, trend line e tutte le altre cose che vedremo, per cercare di prevedere il futuro e avere un edge, quindi avere un vantaggio rispetto a quelle che sono tutte le statistiche. Ok, quindi io faccio analisi tecnica per piazzare supporti, resistenze, trend line e poi vedremo tutti gli altri strumenti andando più avanti, per cercare di avere un vantaggio e quindi trarre profitto quando ci saranno dei movimenti di prezzo. Ok, questo fa analisi tecnica, analizzare il grafico, analizzare quello che noi guardiamo. Ok, per cercare di prevedere il futuro. Ovviamente, come dico nella stessa frase, per cercare di prevedere il futuro, perché niente è matematico, ragazzi. Molto spesso trend line, supporto e resistenze non funzionano, ma non perché non sono validi, ma perché il mercato spesso fa quello che vuole. Però, come vedete, ci sono moltissime volte in cui, guardate, rottura, ritorna sul supporto che ha rotto, che diventa una resistenza, ritorna sul supporto, sale, rispetta benissimo il canale parallelo, viene racchiuso dentro e poi magari, per esempio, qui si può pensare di vendere, per esempio, da qui a qui. Ok, farlo fino a dove? Fino a che incrocia il canale, quindi qua. Ok, questo qua ovviamente, ragazzi, si fa da qui. Andate qui, c'è posizione long che vuol dire ovviamente comprare, posizione short che vuol dire ovviamente vendere. Quindi questa è la base, ragazzi, che ci interessa. Ok, perché senza di questa non possiamo andare avanti. Quindi, sancito che cos'è l'analisi tecnica, che è importante, perché su questo si fonderà tutto, e sancito anche cosa sono ovviamente, cos'è un trend, perché l'abbiamo detto, un trend è formato da massimi e minimi crescenti, ok? Questo è un massimo, questo è un massimo, questo è un minimo, massimo più grande di questo, minimo più grande del minimo precedente, ok? Massimo più grande, minimo più piccolo sempre di questo, e via dicendo, ok? Qui c'è un altro massimo, e via dicendo. Bene, quindi finché ci sono higher high, higher low, higher high, higher low, quindi massimo più alto, minimo, vuol dire che il trend è rialzista. Però ovviamente se io ho un minimo che mi rompe il minimo precedente, quindi se da qui magari andasse a qui, qui mi aspetterei appunto un'inversione. Ok, benissimo. Quindi detto ciò, ragazzi, vediamo che cos'è la fase laterale, perché comunque abbiamo parlato di trend, abbiamo parlato di trend line, abbiamo parlato anche di tutto. La fase laterale, come dice anche la parola stessa, è una fase in cui il grafico, quindi il prezzo, non è né in fase rialzista, come per esempio lo è qui, che è palesemente in fase rialzista, né in fase ribassista. Quella che vedete in questo momento, guardate, tutta questa parte qui, ve lo disegno con le freccette, è una fase laterale, perché il prezzo non va né in su né giù, ha delle escursioni che sono complete, quindi si equivalgono i long,
quindi i compratori e i venditori, vedete? Non c'è da nessuna parte un trend. Sì, questo è un trend, ok, sicuramente, vedete, tutto questo è un trend piccolo, molto piccolo. Ok, questo lo spiegheremo nelle prossime lezioni, perché ovviamente se io vado a un'ora, se io vado a 15 minuti, questo diventa un trend più grande, ma il trend di fondo qui non c'è, perché è una fase laterale, quindi il prezzo viene racchiuso tra questo supporto e questa resistenza e non va avanti. Cosa che invece succede qui? Il prezzo rompe questa resistenza, che poi guardate cosa fa il prezzo, ottimo, cioè ragazzi, veramente bellissimo. Il prezzo rompe questa resistenza rossa qui, dopo che l'ha rotta ci ritorna, perché il prezzo ritorna sempre sulle aree che ha rotto, ci ritorna, ok? E poi guardate cosa fa, boom, sopra, parte. Vedete? Quindi ogni volta che il prezzo rompe trend line, supporto e resistenze, li retesta, quindi li ritocca, quindi questo termine si chiama pullback, per poi ritornare su. E questa, ragazzi, è la fase laterale. Ovviamente qui, come vedete, veniamo in un trend ribassista. Vedete? Perché il prezzo a cannone scende. Poi vedete, il prezzo si riprende, risale e crea questa fase laterale, fase laterale, fase laterale. E poi boom, risale di nuovo. Quindi il prezzo fa questo. Scende, fase laterale, risale. Quindi molto probabilmente qui, ragazzi, qui si creerà una fase laterale tra un po', ok? E dopo questa fase laterale il prezzo crollerà di nuovo giù. Ok, ovviamente non possiamo sapere il quando, il come e il perché, però la logica di mercato è sempre questa e sarà sempre questa. Bene, ragazzi, direi che per questa lezione è tutto. Io vi ho spiegato cosa sono in questa lezione i time frame, l'anatomia delle candele, l'analisi tecnica, che ovviamente adesso andava spiegata, poi supporti e resistenza, ovviamente fatti a trend line, quindi a trend line, canali paralleli e tutto, anche la fase laterale. Quindi spero che questo altro video vi sia veramente piaciuto, spero che mi state seguendo tantissimo e spero che tutto quello che vi sto portando vi dia una cultura per voi, ok? Perché comunque poi questo mondo è un mondo veramente grande, che se va studiato bene ci si mette e i risultati si hanno, ok? Quindi spero veramente che state capendo tutto quello che vi ho spiegato. Per qualsiasi cosa comunque faremo altri video, ci saranno altre spiegazioni, potete contattare il mio team gratuitamente in descrizione per corsi, chiarimenti, anche una consulenza gratuita, noi ci siamo sempre a vostra disposizione. Per questo video è tutto, ragazzi, io vi aspetto al prossimo, dove vedremo già qualcosa di più interessante. Qua è Tony e noi ci sentiamo al prossimo video.